Money Farm ha da poco lanciato una promozione che permette di negoziare ETF senza commissioni ed offre inoltre un'interessante remunerazione sulla liquidità. In questo video non solo approfondiremo questi due aspetti, ma metteremo a confronto questa offerta con i principali intermediari che operano in regime amministrato per capire quale potrebbe essere il migliore per un investitore. In descrizione trovate inoltre il link ad un Google Sheet riepilogativo che vi mostra come cambiano le commissioni a seconda del controvalore investito, così che possiate capire in pochi secondi quale sia l'intermediario più conveniente per voi. Per chi fosse nuovo del canale, ogni settimana parliamo di investimenti e più in generale di finanza personale. Se siete appassionati di questi argomenti, iscrivetevi al canale e se questo video vi sarà piaciuto, come al solito, fatemelo sapere. Sotto ad uno degli ultimi video mi avete lasciato un commento segnalandomi che Money Farm ha da poco attivato una promozione che permette di negoziare ETF gratuitamente e offre inoltre un interessante 3,3% netto di rendimento sulla liquidità. Se volete suggerirmi degli altri contenuti interessanti, che ovviamente volete approfondire in un video, non dovete far altro che lasciarmi un commento. Giusto un po' di contesto per chi non sapesse chi sia Money Farm, che, doverosa precisazione, non sponsorizza questo video o il canale in generale, al pari di tutte le altre società citate nel video. Parliamo di una cosiddetta fintech, ovvero un'azienda che opera nel settore dei servizi finanziari ma che sfrutta al 100% la tecnologia. Si definisce un partner indipendente e digitale nel mondo degli investimenti e nasce da un'idea di due imprenditori italiani nel 2011. In un primo momento sviluppano il loro business direttamente con i clienti finali, cosiddetto B2C, ma crescendo hanno ampliato la loro rete di vendita sfruttando varie collaborazioni, tra le quali Banca Sella e Poste Italiane. Il loro servizio più conosciuto è probabilmente il piano d'accumulo in gestioni patrimoniali, composte esclusivamente da ETF e caratterizzati da diversi profili di rischio. Money Farm si rivolge sicuramente ad un pubblico giovane, abbastanza attento ai costi ma che non ha sufficienti conoscenze finanziarie tali da potersi costruire in autonomia il proprio portafoglio di investimento. Il loro punto di forza è sicuramente la semplicità con cui si può attivare e monitorare un investimento ed un costo inferiore rispetto ai canali più tradizionali. Per questo servizio Money Farm infatti fa pagare una cosiddetta fee on top, ovvero una commissione annua che si somma ai costi degli strumenti utilizzati. Al di sotto dei 20.000 euro il costo è dell'1% più IVA e può arrivare fino allo 0,40% più IVA se il portafoglio in gestione supera i 500.000 euro. Non approfondisco oltre questo aspetto dato che non è l'argomento principale di questo video, ma se qualcuno avesse piacere possiamo scambiarci due opinioni qua sotto nei commenti e ovviamente se venisse fuori qualcosa di utile possiamo parlarne in un altro video. Partiamo con la liquidità remunerata al 3,3% netto o 3,9% lordo. Non è altro che una gestione patrimoniale, chiamata Money Farm Liquidità Più, che investe in strumenti a bassissima duration che l'anno scorso ha reso il 3,9% lordo, ma il cui rendimento futuro ovviamente non è possibile prevedere, come peraltro ben specificato sul loro sito. Se i tassi rimanessero questi, probabilmente il rendimento sarebbe più o meno lo stesso. Ma se invece la BCE dovesse tagliare i tassi a breve, è verosimile attendersi una riduzione dei nostri guadagni. Inoltre, anche in questo caso dobbiamo pagare una commissione annua, più bassa, dello 0,25% più IVA, cui sommare i costi degli strumenti utilizzati. Onestamente non so quanto sia attrattiva come offerta. Mi spiego. Gli smanettoni conoscono a memoria tutte le offerte dei vari conti deposito e non credo scelgano questa offerta di Money Farm per questa particolare tipologia di servizio. Un investitore un po' più sgamato con esigenze di breve termine probabilmente è perfettamente in grado di comprare un semplice bot o, se preferisse, un ETF monetario. Gli unici investitori che potrebbero trovare utile questa soluzione, secondo me, sono i già clienti di Money Farm che hanno un portafoglio per il lungo periodo ma che vogliono remunerare ad esempio il loro fondo d'emergenza. Chiaramente parliamo sempre di investitori non troppo evoluti e che non conoscono bene e non vogliono soprattutto approfondire le loro conoscenze in campo finanziario. Ma ora passiamo al tema più interessante del video. Verso la fine del 2023 Money Farm annuncia l'arrivo di Contotitoli, un nuovo servizio di investimento che permette di negoziare direttamente gli strumenti di investimento sui mercati finanziari.
In questo modo amplia sicuramente il pubblico cui proporsi, dato che tra i potenziali clienti ora troviamo anche quelli che hanno sufficienti conoscenze da poter fare da soli senza dover pagare un servizio di consulenza. Gli strumenti a disposizione sono una selezione di azioni ed ETF quotati su Borsa Italiana, Deutsche Börse ed Euronext Paris. Ci tengono inoltre a precisare che i loro clienti non dovranno preoccuparsi dell'aspetto fiscale, dato che operano in regime amministrato. Chiaramente un punto distintivo rispetto ai vari Scalable, DEGIRO, Trade Public, eccetera, eccetera. Punto di forza di questi ultimi sicuramente l'aspetto economico, dato che chi più chi meno permette di operare con costi davvero limitati. Vediamo allora i costi di Moneyfarm per capire se conviene affidarsi a loro ed evitare rotture di scatole tipiche dei broker esteri. Nessun costo per l'apertura del dossier titoli e nessuna commissione di custodia, quindi non avremo spese fisse durante l'anno. Commissione fissa per ogni operazione sui titoli quotati su Borsa Italiana 3,95€. Al momento inoltre è attiva una promozione sugli ETF di iShares che prevede la completa restituzione delle commissioni per ordini pari ad almeno 1.000€. Questa promozione è valida fino al 31 marzo 2027. In descrizione trovate la lista completa degli ETF che fanno parte di questa iniziativa. Se paragonata ai canali tradizionali, e per tradizionali intendo le classiche banche fisiche, l'offerta di Moneyfarm è sicuramente competitiva, ma a confrontare un partner digitale con le banche che troviamo sotto casa onestamente non ha molto senso. Facciamo allora un confronto più corretto considerando gli intermediari online più conosciuti, che operano ovviamente in regime amministrato. Come vi dicevo nell'introduzione, ho creato un semplice foglio su Google con i dati che ho trovato che permette ad ognuno di voi di ricreare il vostro caso specifico e capire in pochi passaggi, anzi in un semplice passaggio, quale potrebbe essere la banca o il broker più adatto alle vostre esigenze. Trovate ovviamente il link qua sotto in descrizione. Se apprezzate il gesto, vi chiedo in cambio un semplice ringraziamento. Partiamo dal concorrente probabilmente più famoso, ovvero Fineco, che permette di negoziare titoli con una commissione dello 0,19%, con un minimo di 2,95€ ed un massimo di 19€. Possiamo ottenere queste condizioni tramite il conto trading, che prevede alcune limitazioni rispetto ad un conto tradizionale, ma che ci permette di non pagare alcun canone mensile. L'offerta in termini di strumenti finanziari è decisamente più ampia rispetto a Moneyfarm ed inoltre permette di impostare anche un piano d'accumulo, cosa che su Moneyfarm al momento non è prevista, quantomeno per gli ETF. Inoltre anche Fineco prevede una promozione che permette di negoziare ETF di Amundi, Xtracker e anche iShares senza pagare commissioni. Attenzione però che l'iniziativa consente alla clientela di effettuare operazioni di acquisto tramite la banca di una selezione di ETF, quindi le operazioni di vendita non sembrerebbero oggetto di iniziativa. Questa iniziativa prevede una scadenza differente per ogni società. Al momento la scadenza più lontana è quella sugli ETF di iShares, che è stata prorogata fino al 31 dicembre 2024. Inoltre è giusto sottolineare che questa promozione non prevede limiti sul controvalore investito, a differenza di quella di Moneyfarm. Infine, un'ultima importante segnalazione va fatta per gli under 30, che hanno la possibilità di aprire un classico conto corrente di Fineco e di impostare il proprio piano d'accumulo a zero spese. Il vantaggio in questo caso è quello di avere un unico conto a zero spese con cui effettuare le classiche operazioni bancarie oltre agli investimenti. Con Moneyfarm al momento possiamo solamente investire e se volessimo avere anche solo un bancomat dovremmo avere un altro conto corrente. Il secondo sfidante è Directa, che come Moneyfarm non mette a disposizione tutti i servizi bancari, come ad esempio un bancomat. Ma dal punto di vista economico vedremo che non ha nulla da invidiare ad altri intermediari. Directa offre ai suoi clienti diversi piani: semplice, che prevede una commissione fissa sugli ETF quotati su Borsa Italiana di 5€, dinamico, che prevede commissioni a scalare da 8 fino ad 1,5€, ed infine variabile, che prevede una commissione dello 0,19%, ma con un minimo di solamente 1,50€ ed un massimo di 18€. Il piano dinamico è rivolto principalmente a chi fa molte operazioni, quindi lo escludiamo dal nostro confronto. Anche in questo caso l'offerta di strumenti finanziari è decisamente più ampia rispetto a Moneyfarm, dato che spazia dalle classiche obbligazioni ed azioni alle opzioni future, passando per i certificati.
L'offerta a commissione fissa è chiaramente meno vantaggiosa rispetto a quanto proposto da Moneyfarm, ma il piano variabile ha condizioni decisamente interessanti e che potrebbero soddisfare molti piccoli investitori. Se ad esempio il contravalore tipico delle vostre operazioni fosse intorno agli 800 euro, le commissioni che andreste a pagare sarebbero di circa 1,50 euro. Anche Directa, infine, prevede una valanga di strumenti in promozione e difficilmente riuscirete a comprare proprio un ETF che non è ricompreso nell'elenco. Non entro troppo nei dettagli perché le partnership sono davvero tante, ma ovviamente vi lascio il link qua sotto in descrizione per approfondire. Attenzione però che in questo caso, a differenza di Fineco, per ottenere l'esenzione ci sono delle limitazioni sul controvalore dell'investimento. Sarebbe infine inutile specificarlo, ma dato che Moneyfarm al momento non lo prevede, segnalo che anche Directa offre la possibilità di effettuare piani d'accumulo su ETF. Non ho inserito volutamente altre banche per non rendere il video troppo lungo o noioso, ma se qualcuno di voi fosse a conoscenza di un intermediario che opera in regime amministrato con condizioni particolarmente vantaggiose, potrebbe lasciare un commento qui sotto e perché no, potremmo fare un secondo video. Ma quindi come si colloca l'offerta di Moneyfarm? Dal solo punto di vista economico, ed escludendo per un attimo le varie promozioni, direi niente male, dato che con la sua commissione fissa di 3,95 euro, per chi volesse investire, ad esempio, dai 2.000 euro in su, troverebbe in Moneyfarm l'offerta più conveniente. Su cifre inferiori, invece, Directa risulta un po' più economica, grazie al suo piano variabile, che prevede un minimo di 1,50 euro. Onestamente però non considerare le promozioni non lo trovo giusto, anche se chiaramente oggi queste ci sono e domani potrebbero sparire. In ogni caso, per chi volesse iniziare ad investire oggi e non volesse avere fastidi con la dichiarazione fiscale, Directa, grazie anche alle sue numerosissime partnership, onestamente non si batte, anche se bisogna stare attenti alle cifre investite. Da non sottovalutare anche il discorso PAC, che al momento Moneyfarm non offre, al contrario di Direct e Fineco. Fineco inoltre, nonostante sia leggermente più cara al netto delle promozioni, quantomeno per gli over 30, è l'unica che potenzialmente permetterebbe agli investitori di non aprire altri conti, dato che ai suoi clienti offre anche tutta la parte di servizi legati al mondo del banking più tradizionale. Come sempre, non esiste la banca migliore, salvo quella che un domani ovviamente sponsorizzerà questo canale, ma quella più adatta alle vostre esigenze. Ma allora, quale potrebbe essere un cliente ideale di Moneyfarm? Io ho individuato almeno tre potenziali profili, più uno bonus. Chi non ha al momento un'educazione finanziaria tale da poter fare tutto in autonomia. Un investitore principiante potrebbe, ad esempio, optare per una gestione patrimoniale di Moneyfarm da alimentare con la sua capacità di risparmio, ma allo stesso tempo potrebbe impiegare il suo tempo per aumentare le sue conoscenze in materia di investimenti e, perché no, per fare qualche piccolo esperimento a basso costo con l'offerta del servizio titoli. Un altro potenziale utilizzatore del conto titoli Moneyfarm potrebbe essere il nostro investitore principiante di prima, che però ormai è diventato esperto. Non ha voglia di aprire un altro conto su Fineco Directa, ma vuole iniziare a negoziare ETF senza pagare la commissione annua. Sfrutta Moneyfarm, piattaforma che già conosce, e ci guadagna in comodità. Tra l'altro, credo che questo sia proprio uno dei principali motivi che abbia spinto Moneyfarm ad offrire questa tipologia di servizio, ovvero non perdere determinati clienti che si volevano allontanare dalla piattaforma per non pagare più la commissione. Un ultimo ipotetico cliente potrebbe essere chi ha un capitale da investire in un'unica soluzione e che prevede di effettuare operazioni di ribilanciamento annuo abbastanza consistenti, ad esempio sopra i 2.000 euro, cosa che permetterebbe a Moneyfarm di ricadere nella fascia più economica, questo sempre al netto delle promozioni attive. Questo investitore, non avendo necessità di fare piani d'accumulo, spenderebbe solamente 3,95 euro indipendentemente dal controvalore investito. Infine, profilo bonus, un investitore che per ragioni ai più sconosciute si è follemente innamorato di iShares. Scherzi a parte, iShares, o meglio BlackRock, vanta sicuramente un'offerta ampissima di ETF ed un investitore potrebbe tranquillamente accontentarsi e sfruttare quindi la promozione di Moneyfarm. Attenzione solamente che anche Direct e Fineco offrono la gratuità su questo tipo di ETF. Un'ultima considerazione, ben vengano nuove banche o più in generale nuovi intermediari, perché questo significa minori costi per noi investitori. Iscrivetevi, ciao!